cominciato un po' ad affrontare le varie paste di zucchero, quindi come indurirle, come ammorbidirle. Devo ufficialmente scusarmi con Lucia perché avevo completamente frainteso. Ieri lei mi disse che usava il Crisco. Io pensavo che lei intendesse dire che usava il Crisco per indurire la pasta di zucchero al posto del burro di cacao. In realtà lei diceva che la usava con la gum paste per ammorbidirla. Quindi ciao Vale, ciao Romina, ciao ciao Tiziana. Assolutamente sì, quando ad esempio fate i fiori, il Crisco è molto utile. Perché? Perché la gum paste tende a seccare immediatamente, soprattutto in superficie, proprio per il discorso che ha una componente grassa bassissima, veramente bassissima. Quindi la superficie tende a seccare velocemente. Mettendo il Crisco voi andate a, come si dice, ad ammorbidire, a reidratare la gum paste, esattamente come se vi metteste una crema idratante sul viso. Volevo farvi vedere due cose per farvi capire. Ieri vi dicevo le paste molto grasse, no? Soprattutto in inverno. Adesso non siamo in inverno, le temperature si sono sicuramente un po' abbassate, ma sono comunque ancora abbastanza alte. Vi dicevo, le nostre paste di zucchero Luxury, l'oro e l'argento, sono l'estremo della pasta grassa, nel senso che sono molto grasse. Questo perché? Ah, perfetta! Grazie Tiziana, grazie Rosa, grazie per la vostra risposta. Perché? Perché essendo perlate, l'unico modo che abbiamo per mantenere il perlato all'interno di una pasta di zucchero è che ci sia un'altissima componente di base grassa, ok? Quindi il discorso qual è? Che quando voi aprite un panetto di Luxury, soprattutto in inverno, cioè la Luxury si presenta veramente, non so se vedete, faccio una grandissima fatica e praticamente non si muove, ok? Se però, questa è sempre la Luxury, no? Se io riesco, ok, a spezzarne un po', io non so se riuscite a vedere com'è la pasta. Tende a, vediamo un po' se riesco, eccolo qua, tende a screpolarsi, ok? A spezzettarsi tutto. Questo è ovviamente la parte grassa al burro di cacao, perché anche il burro di cacao, quando voi lo andate a temperatura ambiente, si sgretola, si scheggia, si spezzetta. Però poi, soprattutto io con le mani molto calde, vi faccio vedere che basta veramente, sì, ci vuole un po' di fatica, però eccolo qua, in poco la pasta torna lavorabile. Ok, a parte il fatto che adesso avrò tutte le mani argentate, e questa è proprio la caratteristica delle paste grasse, cioè sono molto dure, ma si ammorbidiscono anche molto facilmente. Ok? Proprio perché la parte grassa voi l'andate a sciogliere, a riammorbidire semplicemente col calore delle mani. Come vi dicevo ieri, paste così grasse non vanno assolutamente messe in microonde, perché altrimenti il microonde vi tira fuori tutto il grasso e la pasta impazzisce. Quello che può succedere a volte è che quando voi aprite vi arriva la pasta. Ora non è che parlo, cioè in generale delle paste grasse, troviate come se fosse del burro, diciamo, fuori dalla pasta, e quello è normale. Si vede che la pasta ha avuto un po' di calore, ha trasudato, ha tirato fuori il grasso e poi si è risolidificato a temperatura inferiore ai 20 gradi. Quindi non dovete fare altro che prendere e rimpastare la pasta e di nuovo diventa, ecco, vedete? Adesso io l'ho lavorata e quindi la pasta è di nuovo è tornata, cioè è morbida. Questa invece, vabbè, che l'ho già colorata, però questa invece è, ad esempio, la mia Super, che come vedete è una pasta che comunque tiene
bene la forma, non è assolutamente grassa e non è così dura come succede invece con le paste a base molto grassa. Una grossa differenza, ecco, poi c'è ancora un'altra pasta, un altro tipo di pasta che sono ad esempio le gum paste. Le gum paste sono delle paste di zucchero ovviamente, però con degli addensanti, degli stabilizzanti tali per cui la parte grassa è veramente ridotta ai minimi termini e sono diciamo specifiche per piccoli spessori. Le gum paste per fiori, almeno la nostra, è stata studiata per tenere spessori veramente molto, molto piccoli. È questo. Vi dicevo che ieri vi dicevo che io a volte, a parte perché voglio fare i test, ma poi soprattutto nei corsi, eccetera, eccetera, mischio la pasta di zucchero magari con il burro di cacao o del cioccolato plastico. Questo per cosa? Per poter gestire, diciamo, meglio il fatto che la pasta mi asciughi velocemente. A me piace che la pasta asciughi, mi piace che diventi, una volta che ho finito il lavoro, molto molto dura, ok? Però non è sempre, cioè diciamo che soprattutto se sto facendo un corso e quindi sto spiegando che cosa dobbiamo fare, magari cominciamo a fare un viso al mattino, dobbiamo finire e finiamo il pomeriggio, ovviamente se la pasta mi secca troppo velocemente, le ragazze hanno dei problemi a continuare il lavoro. Quindi può capitare, appunto, per comodità che io lo mischi. E un caso era lui. Lui è stato fatto con un mix di super e cioccolato plastico. La cosa appunto interessante è che io non mi ricordo quando è che l'ho pubblicato l'Elfo, credo comunque prima dell'estate, sicuramente sarà stato maggio, sì, maggio probabilmente. Quello che ci tengo a far vedere è che, vedete, sono di qua. L'orecchio, se io lo muovo, l'orecchio continua a muoversi, lo vedete? Cioè non è duro, ok? E se da una parte, ripeto, quando faccio i corsi mi viene bene, dall'altra io preferirei che questo fosse duro, nel senso che alla prima botta di caldo, di umido, indubbiamente la possibilità che vada a rovinarsi è più alta perché non ha indurito, non è indurita, quindi ha mantenuto all'interno un tasso di umidità tale per cui la pasta, ripeto, ve lo rifaccio vedere, vedete? L'orecchio si muove, la pasta non è dura, ok? Anche di qua, vedete? Riesco a muoverlo. Al contrario, e qua arriviamo, ora lui poverino ha preso un po' di... però, questo era l'uovo che ho fatto come si dice a Pasqua, ok? A parte il fatto che io posso toccarlo quanto voglio, questo non si muove. Non so se riuscite a sentirlo, eh? Lo sentite? Il rumore. Ok, la pasta è durissima, sembra ceramica e vi posso garantire che non lo sto scalfendo minimamente. Ok? Infatti lui, cioè io so che lui non mi cederà mai. Ok? E questa è una delle grosse differenze tra le paste molto grasse e le paste non grasse. Cioè le paste molto grasse tendono a rimanere, comunque a non seccare mai completamente, ok? Perché il grasso contenuto all'interno, se da una parte mi dà una certa struttura, dall'altra comunque mi impedisce la perfetta asciugatura.